Mario, complimenti per questa edizione. L'anno scorso abbiamo dovuto saltarla, quest'anno per fortuna ce l'abbiamo fatta. Quest'anno ce l'abbiamo fatta, è stata dura ma ci siamo riusciti. Abbiamo avuto l'autorizzazione all'ultimo momento, causa sto Covid che fino all'ultimo non sai mai cosa fare. Avevamo quasi paura che ci capitasse come è capitato per lo sci. Non è successo così, e grazie anche perché delle persone che ci rilasciano l'autorizzazione credono in noi, perché sanno come lavoriamo. Abbiamo presentato un progetto di tutte le misure di sicurezza che bisognava adottare, e l'hanno, non hanno fatto una correzione a quello che ho preparato, e questo è stato sì che si è potuta fare. Mi dispiace per il pubblico perché era una gara molto, molto bella, e dico anche c'era un parco partenti che valeva pagare la pena pagare il biglietto. Peccato che il Covid non ha permesso questo. Sti piloti che hanno corso se lo sono meritato veramente, perché hanno dato spettacolo. Io ho visto dei passaggi, era veramente spettacolare oggi. Grazie a tutti i concorrenti, le voglio ringraziare di cuore, che ci hanno creduto. A volte veniamo criticati da alcuni piloti, ma quello che è la risposta è stata la presenza che dall'estero che sono venuti qua. Ringrazio i piloti polacchi che purtroppo non sono riusciti ad arrivare alla fine, gli svizzeri e i francesi, che invece questi hanno fatto bella figura, sono anche nella prima classifica assoluta. Ringrazio comunque il comune di Cournier, in particolare a tutto quello che abbiamo chiesto ci ha steso il tappeto, e ringrazio anche Rivarolo che come sempre collabora, in particolare anche Ausano che è da anni sponsor della gara, e il Memorial Gino Bellani. Grazie a tutti, e adesso iniziamo la premiazione. Ecco, la cosa che è stata anche la prima volta, anche un rally virtuale, praticamente c'è stata una gara, si sfidavano virtualmente sulla prova speciale di Brattiglione, era lo stesso percorso che facevano la gara, a vincerla sono stati due ragazzi che arrivano non da vicino, e questo è un onore per noi, arrivano da Genova, sono venuti qua e se lo meritano. Un applauso. Facciamo un grossissimo applauso all'equipaggio virtuale, Mario Antonacci e Giovanni Badaracco, che hanno visto, hanno vinto questa 15ª Rally Ronde Canavese virtuale a bordo di una Skoda Fabia R5 Evo. Complimenti ragazzi, siete stati bravissimi. Come è stata questa esperienza, Mario? Ma un'esperienza certamente nuova, la modalità navigatore, lui è la prima gara che fa, io invece ho già un annetto alle spalle, e voglio ringraziare la Racing Sport Team Italia che ha organizzato comunque questo ronde, e è stata tosta però divertente. Sentite, ma vi piacerebbe continuare sul virtuale o magari andare su una macchina vera e venire qua il prossimo anno o fra qualche anno a guidare davvero? Ma a me sì, sicuramente piacerebbe guidare una macchina vera, cioè fare da copilota, ovviamente. Sarebbe bello, spero che in futuro ci riuscirò. Dai, vi aspettiamo per le prossime edizioni. Che tempo avete realizzato sui quattro passaggi? Ecco, vediamo un po' i tempi. 31, 50 e 315. Totale. È il miglior tempo in prova? 07 6 9. Dai, complimenti ragazzi, ancora un applauso per voi. Vedete che possiamo entrare subito nel vivo. Vincono la 15ª edizione del Rally Ronde del Canavese. Rullo di tamburi che non abbiamo, ma adesso recupero anche una bella classifica. L'equipaggio formato da Marco Signor e Francesco Pezzoli su Volkswagen Polo R5. Complimenti ragazzi, è stato un finale di gara veramente rocambolesco, una vittoria conquistata proprio all'ultima prova speciale. Dopo aver combattuto con altri fortissimi piloti, eccolo qua Francesco Pezzoli, navigatore di Marco Signor. Complimenti ragazzi, il podio tutto per voi, anche gli applausi tutti per voi. Come dicevo, una vittoria arrivata proprio nel finale. Marco Signor. Sì,
è stato comunque un rally bello combattuto, infatti devo fare i complimenti ai miei colleghi piloti che sono stati veramente bravi, hanno un bel passo. Devo dire che anche la prova comunque molto impegnativa, simile a qualche prova del rally del Ciocco, quindi per noi è stato un ottimo test. Marco, vi aspetta una stagione nel campionato italiano, se non sbaglio, questo è stato veramente un primo aperitivo. Sì, logicamente il campionato italiano è molto lungo, è impegnativo, difficile, ci sono più prove, quindi le variabili sono molte. Però comunque dai, l'abbiamo fatto l'anno scorso e adesso vogliamo continuare l'esperienza fatta l'anno scorso e niente, quindi vedremo il rally del Ciocco come andrà. Ricordo già vincitori qui al Rally Ronda del Canavese nel 2016, se non sbaglio, no? No, mai vincitori, quindi è la prima volta, inaugurate alla grande questa Rally del Canavese. Grazie infinite di nuovo. C'è anche, dobbiamo anche premiare il Memorial Bausano. E allora chiamerei anche poi Giuliana Bausano per consegnare il premio in memoria di Livio Bausano. Tanto l'equipaggio ovviamente come da tradizione sta per tappare lo spumante per questa grandissima vittoria arrivata proprio all'ultima prova speciale dopo comunque aver vinto il secondo giro sulla prova speciale. Ecco, complimenti ragazzi, un grandissimo applauso a Marco Signore, Francesco Pezzoli, vincitore della 15ª edizione del Rally Ronde del Canavese. Premiamo anche i nostri eroi, dicevamo miglior passaggio sulla seconda prova speciale con il tempo di 8 minuti 10 secondi e 8 e poi nuovamente primi assoluti nel quarto passaggio sulla prova speciale con 8 minuti addirittura 07 e 9, in assoluto il miglior tempo della giornata. Secondi assoluti con il numero 10 Mattia Pizio e Davide Cecchetto su Spadafabia Evo R5. È stata una grandissima giornata anche per loro perché sono rimasti in testa alla gara praticamente dall'inizio fino alla terza prova. Complimenti Marco, complimenti davvero, avete fatto una prova straordinaria e poi sull'ultima c'è tolto la ciliegina dalla torta. No, abbiamo trovato una macchina lungo il percorso che aveva picchiato. Complimenti vanno lo stesso signor, perché per noi era già incredibile fino alla terza prova. Comunque bellissimo, una macchina fantastica, non si meritava il secondo posto, però no, abbiamo trovato un feeling subito, è stata fantastica. Complimenti davvero, perché avete fatto una gara molto molto regolare, partiti subito forte con un bel 8:15:05, quindi primo tempo nella prima prova, poi un terzo tempo nella seconda, di nuovo 8:15, veramente regolari, molto veloci nella terza con 8:09 e stavate andando forte anche sull'ultima. Abbiamo fatto 2-2, solo che lui ha avuto quel secondino in più. Assolutamente vincitori morali, dai, complimenti ancora per il vostro secondo posto assoluto. Raggiungono i terzi classificati Elvis Chantre con Fulvio Florian, complimenti ragazzi, eccoli qua, terzi classificati, ma noi li conosciamo molto bene, ormai sono degli amici consueti del Rally Ronde del Canavese. Li abbiamo già visti qui più volte protagonisti e addirittura vincitori, ecco, nel 2016, vediamo se riusciamo anche a rubare una battuta al nostro Chantre. Valdostano, pilota Valdostano, un applauso, complimenti ragazzi, terzi assoluti, è stata una gara anche per voi molto regolare. Sì, siamo contenti, ringrazio il team D'Ambra per questa bellissima vettura, la Fabia Evo nuova. Ringrazio Fulvio perché ha fatto un bellissimo lavoro, la New Drivers Team, la Pirelli, tutti. Diciamo che il parterre era veramente elevato, i miei avversari sono stati veramente bravissimi e noi siamo contenti di aver fatto questo podio.
Abbiamo battagliato fino all'ultima con i francesi, che purtroppo si sono fermati sull'ultima. È stata dura comunque, è stata dura, dai. Complimenti davvero. Una battuta anche al navigatore Fulvio. Florian, prima volta insieme, se non sbaglio. Beh no, con Elvis, anzi avevamo vinto come detto nel 2016, esatto, sempre con il team di Dambra Motorsport, e quindi adesso dall'anno scorso siamo ritornati a far coppia fissa, quindi una bella soddisfazione portare all'esordio per noi questa fantastica Skoda Fabia Rally 2. È stato impegnativo, dovevamo prendere un po' di confidenza, e poi assolutamente sono stati bravissimi i primi e i secondi che ci hanno dato il filo da torcere, quindi siamo molto contenti di questo podio. Per questa 15ª edizione del Rally Ronde del Canavese, che si sta affermando sempre di più nel panorama non solo regionale ma nazionale e internazionale. Complimenti, eccoli qua, spumante per tutti come nelle migliori tradizioni, anche perché è stata veramente, come abbiamo visto, una gara molto molto battagliata e incerta fino alla fine. Complimenti a tutti, primo, secondo e terzo assoluto, e di gruppo e di classe. Grande soddisfazione dopo aver percorso 4 volte questa mitica prova speciale Bratiglione-Prascorsano, 11 km da fare tutti in un fiato. Peccato che questa edizione sia stata ovviamente disputata a porte chiuse per ovvie ragioni. Bene, tutte le coppe di gruppo e di classe anche per loro, quindi fanno un pieno davvero trionfale. Vediamo un attimo, allora approfittiamo per ripercorrere anche un po' l'albodoro di questa bellissima gara canavesana, che è così chiamata dal 2010. Nel 2010 si erano imposti Andrea Salea e Andrea Marchesini su una Peugeot 206 VRC, nel 2011 Denis Colombini e Massimo Bizocchi con una Citroen C4 VRC, nel 2012 Fabrizio Bianchi e Katia Sesia su una Mitsubishi Lancer VRC sempre, nel 2013 Agostino Pettenuzzo con Elio Tirone su una Ford Focus VRC, e nel 2014 Agostino, di nuovo Pettenuzzo con Elio Tirone, hanno bissato questa vittoria sempre sulla Ford Focus VRC. Nel 2015 Gianfranco Vedelago con Corrado Curtup su Mitsubishi Lancer VRC, nel 2016 il nostro Elvis Santre con Fulvio Florian, che hanno bissato questo successo. Nel 2016 avevamo corso con una Abarth Grande Punto Super 2000, nel 2017 e nel 2018 l'equipaggio Alessandro Gino, Marco Ravera su Ford Fiesta VRC, che rivedremo protagonisti tra pochissimo, e nel 2019 Marco Colombi con Angelica Rivoi. Ecco qua, ecco qui la classifica assoluta, primo, secondo, terzo posto. Ripetiamo i nostri vincitori: Marco Signor con Francesco Pezzoli, Mattia Pizio con Davide Cecchetto, Elvis Santra con Fulvio Florian. Eccoli qua. Un grande applauso per tutti loro, primo, secondo e terzo equipaggio assoluti a questa 15ª Rally Ronde del Canavese Memorial Livio Bausano. Primi di classe ovviamente, nuovamente loro nell'ordine. Ricordiamo, primi assoluti, primi di gruppo e primi di classe, con rispettive coppe. Eccoli qua di nuovo, sempre loro vincitori. Complimenti, avete animato veramente un weekend di gara molto molto emozionante. Distanza, le ultime foto di rito per proseguire poi con la classifica assoluta, con le premiazioni dei primi 10 assoluti.